un ritorno al Maxi. La novità è che quest'anno tutto il festival sarà al Maxi, diciamo comunque una buona parte del festival sarà al Maxi, mentre gli anni precedenti era capitato di fare l'inaugurazione. Quest'anno faremo l'inaugurazione a Videocittà, che tra l'altro è proprio qua di fronte a Via Guido Reni, e invece il venerdì e il sabato al Maxi. E, beh, le novità di quest'anno sono appunto sicuramente i due giorni al Maxi. Ci saranno tre palchi, un palco esterno sul piazzale, non so se riuscite a intravederlo, con il meglio delle novità italiane tra rap, indie music, insomma sicuramente un programma per i più giovani. E poi qui nella lobby ci saranno i mostri sacri della musica elettronica, che da anni fanno parte del programma di Spring Attitude, e nell'auditorium, dove adesso tra l'altro inizieremo una conferenza stampa di Spring Attitude, quelle che sono i live un po' più ricercati e sperimentali, direi. Facciamo un po' di nomi allora interessanti. Ma sicuramente per quanto riguarda la parte esterna del piazzale, direi Mischeta, Venerus, Giorgio Poi, Rancore, Massimo Pericolo. Per quanto riguarda il palco elettronico, tre mostri sacri appunto dell'elettronica internazionale, che sono Laurent Garnier, Andrew Weatherall e Ellen Alien, accompagnati dal nuovo progetto elettronico di Cosmo, pop star italiana che porta a Roma per la prima volta Ivreatronic, questo collettivo di artisti di Ivrea, appunto, che è poi la città di origine di Cosmo. E Elena Colombi, altro nome interessantissimo italiano, ma direi internazionale per quanto riguarda lo suo spessore, il suo profilo, e gli Zenker Brothers, che chiuderanno il palco qui il sabato notte. E poi nell'auditorium abbiamo dei live bellissimi, direi sicuramente Camon Tigre, anche loro collettivo di musicisti italiani che porteranno uno spettacolo bellissimo tra luci, proiezioni e 10 elementi sul palco a suonare, Weaval, Planning to Rock, cose più sperimentali come il progetto di Tony Cutrone che si intitola Mai Mai Mai, un omaggio al sud in chiave elettronica, e Massimo Martellotta, che è uno dei polistrumentisti dei Calibro 35, che porterà uno spettacolo dedicato a Mark Hollis, autore e leader dei Talk, scomparso da un anno a questa parte. E poi ovviamente l'apertura a Videocittà, quindi giovedì 10 ottobre, con un evento gratuito in cui diciamo i due spettacoli principali saranno il live di Shigedo, artista americano di origine giapponese che è già stato a Spring Attitude in un paio di occasioni, che quindi siamo felici di riportare in un'occasione importante come il decennale, visto che appunto fa parte della storia di Spring Attitude, e una performance di realtà virtuale di un collettivo di Torino che si chiama Spine IM, interattiva, in cui gli spettatori potranno appunto interagire con i propri mobile, interagire nella performance. Saremo il 10 di ottobre a Videocittà, via Guido Reni, ex caserma Guido Reni, l'11 e il 12 ottobre al Maxi, e per tutte le informazioni direi che potete vedere il nostro sito, che è super aggiornato, che è www.springattitude.it. Ovviamente invitiamo i ragazzi a venire, perché insomma è un evento che si ripete una volta solo l'anno e che a mio avviso pone Roma in una maniera un po' più internazionale.